L'avvocato Dante Capriulo è candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista Puglia Solidale e Verde a sostegno del candidato presidente Michele Emiliano. Parliamo di sanità, uno degli ambiti di competenza regionale più importanti, forse il più importante. Parliamo di sanità, parliamo del pubblico, parliamo del privato, ma anche del rapporto tra pubblico e privato. Se parliamo di Regione Puglia non possiamo appunto non parlare di sanità, perché sappiamo che la sanità è quasi completamente gestita dalla Regione. Se non ricordo male, il bilancio regionale al 90% è sanità, quindi abbiamo bisogno di avere le idee chiare. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo una sensibilità che è quella appunto della lista Puglia Solidale e Verde, che ovviamente ha una caratteristica, una matrice di schieramento più a sinistra della coalizione, e quindi assolutamente di affermare due concetti: che intanto la sanità e le cure vanno garantite a tutti, a prescindere dal censo, a prescindere dal reddito, a prescindere dalla situazione, che è un principio che in Italia ultimamente incomincia a scricchiolare. Si pensi a quello che è accaduto anche nell'emergenza Covid rispetto ai meccanismi di sanità privata che ci sono in alcune regioni del nord. L'altra questione riguarda la necessità di migliorare le prestazioni sanitarie e che ci sia la centralità del pubblico. Anche qua noi abbiamo una sensibilità ben chiara, sicuramente i privati in molti casi svolgono un ruolo importante, possono coadiuvare rispetto al pubblico, ma la centralità nella sanità deve essere pubblica. Ripeto, abbiamo visto cosa è accaduto in quelle regioni dove la sanità è stata accentrata in mano ai privati, c'è stato un disastro, penso al caso della Lombardia, quindi dover riaffermare la centralità pubblica nella sanità. Poi rispetto alla sanità pugliese sicuramente i problemi ce ne sono, io li sto ascoltando anche in questa campagna elettorale, e quindi i miglioramenti dobbiamo fare, penso soprattutto all'ospedale di Taranto, a questa ipotesi, spero. L'Erigendo San Cataldo. Io mi riferivo ai problemi che ci sono al Santissima Annunziata, perché poi dobbiamo pensare anche a quello che è l'attuale, e quindi il miglioramento che deve essere fatto del pronto soccorso, perché sicuramente è un problema che abbiamo. Poi abbiamo da gestire, qui la Regione ha un ruolo fondamentale, l'Erigendo San Cataldo. Dopodiché io penso che noi dobbiamo immaginare una sanità che sia anche una sanità diversa. Personalmente, anche nell'esperienza che ho fatto da consigliere comunale, credo che ci debbano essere le reti di assistenza locale, penso ai poliambulatori, ai medici di base, a quella sanità che è più vicina al cittadino e più a diretto contatto, che può essere un primo filtro, perché poi noi dovremmo arrivare in ospedale solo quando c'è un problema serio, ma la diagnostica, l'assistenza, la prevenzione fondamentale può essere fatta con la medicina di base, e questa deve essere assolutamente potenziata. Qualcosa è stato fatto, ma ancora di più deve essere migliorato. Quindi su questo c'è molto da fare. Noi abbiamo le idee chiare, ripeto, rispetto a dei concetti che sono concetti che appartengono alla nostra coalizione di centrosinistra, appartengono ancora di più alla lista Puglia Solidale e Verde, che è quello che la sanità deve essere assicurata a tutti e il ruolo del pubblico deve essere centrale.